Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, bentornati su Elden Ring. Allora, ho livellato un poco, ho esplorato bene qui la tavola della grazia perduta e lì dentro ho scoperto che uno dei personaggi ti dà, se gli parli, questo, che aumenta il carico massimo dell'equip, il che vuol dire che adesso ho dell'equip migliore. Io ho deciso di procedere in maniera permanente con gli spadoni. Così faccio un pacco di danno. E adesso penso che sia giunto il momento di andare ad affrontare Loretta, o quasi. Prima di affrontare Loretta, voglio provare un attimo a continuare a esplorare di qua. Perché Loretta sarà impegnativo in ogni caso. Chissà se c'è qualcosa qui dall'altra parte. Quindi voglio essere sicuro di aver esplorato di più e aver visto se c'è di qualche oggetto extra che posso usare per potenziarmi un altro po'. Uia! Ah, no. Porca vacca! Detesto trovarmi incastrato. Eh sì, vabbè. Oh, la miseria. Bisogna fare molta attenzione perché anche i nemici piccoli possono fare decisamente male. Miseria, ma quanti siete? Cavolo, quanti vasi viventi. Almeno tutti questi vasi viventi sono un ottimo, vuol dire che sono un ottimo posto per farmare la roba per fare i vasi. Ok, vediamo un attimo cosa c'è. Inoltre non sono estraneo all'idea di evocare degli aiuti per affrontare Loretta. Cavolo, c'è un sacco di roba di qua. Ah no, questo è tutto il coso di prima. C'è qualcos'altro? Sì, ci sono un sacco di altri vasi viventi. E inoltre sono abbastanza sicuro di sentire sì, mi sembra di sentire uno scampanellio da qualche parte, ma non riesco a identificare bene dove. Però deve essere qui nei paraggi. Oh? Buco. Ah, sì, ok. Niente di che. Ok, fuori uno. Mamma, siete due. Devo fare attenzione che il fatto che siano
No, non quello piccolo. Ok. Maledizione. Quante schegge di vaso però, ok. Tutte queste schegge di vaso vivente però sono davvero utili. E qui c'è un altro oggetto. Altre pietre da forgiatura, ottime. Più ne trovo, più posso potenziarmi gli equipaggiamenti. Già so di potermi potenziare volendo a piacere gli equipaggiamenti speciali, perché posso comprare dal fabbro le pietre di forgiatura funere. Ma non... non so le altre. Cioè posso farmarle in teoria, però è lunga. Qui. Una stregoneria c'è. Fasti cariani. Intrigante. Ok, lì non sembra esserci niente. Perfetto. Torniamo al piano superiore. E proviamo ad affrontare l'oretta. Ok. Ho trovato anche degli spiriti migliori, credo. Le ceneri del soldato di Godric. Quindi, visto che sono due soldati, vediamo un po' come che va. Urca. Ok, ce l'ha con loro. Vediamo un po' che cosa riesco. Sembrano. Sì, faccio decisamente più male. Sono anche riuscita a staccherarla, fantastico. Schiva, schiva, schiva. Cura. Wow. E... mori. Wow. Arco pesante di Loretta. E fendente di Loretta. E ovviamente falò di Loretta. Ottimo. Allora, fammela vedere un attimo, perché sono abbastanza sicuro che vada. Proviamo un attimo su questo. Infatti non è... ci sono le cose, le cose magiche. Falange di Scintalama. Allora, rune maggiori. No, rune maggiori. Ceneri di guerra. Sono abbastanza sicuro che vada su un qualcosa di lungo. Quindi proviamo qua. Infatti. Perché fa danni magici. E questa qui è equipaggiato dove? Cos'ha equipaggiato il mazzapicchio magico? Ah, è vero! La striscia di Roger! Ho trovato anche questa. Perché nella cosa delle due dita c'è Roger dopo che hai sconfitto Godric. E ti dona la sua spada.
Interessante, quindi vediamo un po' che altro c'è qui da ste pande. Niente, però questa specie di meridiana penso possa servire a qualcosa. Ok. È incredibile quanto dei livelli extra e usare due spade invece di una ti possa aiutare la vita contro certi boss. Oltre ad avere degli spiriti migliori. Ottimo. Tre sorelle? Ah, dà l'accesso a tutta questa zona qua dietro. Ok. Oh, aspetta, aspetta, cos'era quella roba? Oh, è un drago. Però sento un... Eccolo lì. Aha! Foschia glaciale. Interessante. Ah, c'è un altro drago, quindi un boss immediatamente subito dopo un altro boss. È questo che desidero? Però vediamo un po'. Torre di Renna. Passaggio attualmente bloccato. Ok, allora lì. Ok. Allora, in questa zona qua c'è il drago. Cavolo, è grosso. Ok. Vediamo un po' che altro c'è però dall'altro lato. Perché già ho trovato una cenere di guerra, vediamo un po' se c'è qualcos'altro. È pieno di animali. Lupi. Fondamentalmente contano come animali. No. Non sparire, non sparire. Oh, perfetto. Congela armamento. Ah, è la stregoneria che ti dà. La possibilità di congelarti l'equip. Maledetti non morti. Ok. Dovrei aumentarmi davvero un po' l'intelligenza così da poter usare due magie ogni tanto. Wow, perfino un'altra grazia. Qua nella parte... sud... non s... Un'altra ancora! Galera eterna della tomba reale. Ne ho trovato un altro paio. Magari più tardi le faccio.
un lupo rosso che che usa la magia e fa un male cane. E vabbè. Porca vacca. Via, via. Decisamente cattivo. Lei, a quella ci penso dopo. Piuttosto andiamo ad affrontare quel drago. Ok. Allora, là c'è il drago. Quindi posso applicarlo solo a un'arma. Ok, allora prima voi. Secondo, sanguinamento. Poi la coppa di tartaruga. E andiamo a vedere questo drago. Come si chiama? Adula, un drago di scintipietra? Oh, questo è magico. Assideramento. Cavolo. È svampata. Ha preso e se n'è andata. Ho sconfitto. Cioè, l'ho tirato due legnate. A parte che volendo poi posso continuare a esplorare di là. L'ho tirato due crepi. Ed è andata. Ok. Torre di Seluvis. Anche questa è bloccata. Qua c'è una nebbia da far paura. Sembrano esserci altri oggetti. Ok. Anche qua non sembra esserci niente. Francamente, un boss che prende e se la... E se la fila così è una... È una sorpresa. Ah. Beh, mi dirai. Dagli immensi depositi di scintipietra ottieni parti di scintipietra. Direi che la cosa ha perfettamente senso. Ma io sono ancora sconvolto dal... dal fatto che il drago abbia preso e se ne sia andato. Cioè, quella è una...
cosa che mi ha lasciato decisamente sorpreso. E non sembra neanche esserci nient'altro. Guglia di ranni. Ah, aspetta, Ranni non è quella tizia che ho incontrato nel... Forse voi non l'avete vista. Ho incontrato questa tizia chiamata Ranni. Col cappello da strega e quattro braccia. Questa guglia è aperta però. Persona patetica o... Ah! Sì, un bugiardo, ok. Infatti qua non c'è niente. Ok. Ranni, sei in casa? C'è nessuno! Sono la particella di sodio! C'è un falò! Mantieni la calma. Vediamo un attimo. Ah! Si sale. Ascensore magico. Wow! Wow! Ah, eccoti qua! Allora ci sei, Ranni. Oh, again we cross paths. I believe I said my name was Renna when last we met. It pleaseth me to see Torrent hale and hearty, but tarnished. What business hast thou here? I have no memory of inking thee an invitation. No reason in particular, thou claimest. E fondamentalmente mi sono trovato qui per caso. Then mayhaps fate hath steered thee to this reunion. Wilt thou enter into my service? I am the witch Rani. I stole death long ago, and search now for the dark path, that I might one day upend the whole of it, and rid the world of all that came before. Well, has that roused thy interest? I see. A Sono choice curioso. well a rare sword. Not many would have accepted the offer, but I require as much of those under my command. I anticipate good work from thee. Good. There is, in my service, a half-woven warrior. Blade. I would have thee join him in searching for the hidden treasure of Nokron. Oh! I have called for Blythe to greet thee below. Ah! And there wilt thou find E.G. My war heed not their peculiarity. I am sure the other. Speak with the three. Thou needst not indulge. It hath been a passing. Ok. No, ne no, Cross, ci sono già stato. Mi hanno demolito. Ci ho perso un pacco di rune lì. Ok, andiamo a parlare con questi qua. Visto che il drago ha preso e è andato. Drago magico che prende e... Oh! Te ti ho già incontrato. Lady Rani, again I am Iji, the Carian royal family's dedicated blacksmith. And Lady Rani's war. I'm told that you are searching. I will give you my apology. I never imagined that an audience. I, for one, should forgive. Let us give all that we together. Let us give together. Ok. Questo è il fabbro che mi vende la roba fa figa. Tu sei quello famoso. I heard about you. Good to finally meet. Name's Blythe. Sworn sword to Mistress Rani.
Glad to have you aboard. Well, I'm situated in Limgrave right now. I'm planning to go below through the well in the Mistwood. See if I can't find the road. Io l'ho già trovata la strada per... Ok, lui è a Tetrobosco. Tu invece... Yes, I am Salome. I don't know what it is, but since we have the misfortune of serving the same lady, I ask that you... I recommend pay me, should you, if it were up to me, but who... Non ho capito dove che è. I reside in... Recommend pay, should you, if it were up, but... Ah, sì, sei in quell'altra torre lì, te. Ok. Perché sono bloccato qua dentro? Forse devo tornare a parlare con Ranni adesso? Il fatto è che so già dove... come si arriva a Necron. Ok, ho parlato con i tuoi tre amici. Vediamo un po' se mi dici qualcosa di buono adesso. Ah, I shall soon enter my slumber, and it will be some time. This doll's body is not without its hindrances. Corpo di bambola. I shall soon, and it will be. I have heil. Ok. Come me ne vado da qua? Ok. Il gigante è andato. Il lupo è andato. L'altro è andato. Sì, semplicemente dovevo tornare a parlare con Ranni. Ok. Andiamo alla torre di Sevicus e vediamo un po' che cosa che dice. Questa è la torre di Renna. Torre di Renna, guglia di Ranni. Ah, ecco, ovviamente era quella dall'altra parte. Ok. Eccolo qua. Well, well, you did you not realize I was merely being polite?
Perhaps I'll give you something. I'd like you to find a woman called Nefeli to administer a... Even you can do... Good. Now I shall have... Find Nefeli. I expect... Nefeli. Ok, da qualche parte sarà. Qui c'è nulla di... Più avanti armatura prova a saltare. Ah, sarà sui... sulle guglie forse. Ok. Un'altra pietra della memoria per memorizzare più incantesimi. Perfetto. Ho sbagliato il salto. Meno male. Ok. Diamo un'occhiata se per caso il drago si è spostato qua. Altrimenti ho un altro drago da ammazzare. Ah, eccolo, è già lì davanti. Perfetto. Allora. No, creazione oggetti. Vediamo un po' se riesco a creare qualcosa di carino. Danni da fuoco. Fammi fare. No. No, niente roba avvelenata. Ok. Quindi. Ecco, tolgo te. Ok, allora. Collo di tartaruga. Non so se posso evocare roba, però. Mi sa di no. Ah, sì, posso. Congelarti. Urca! Fai decisamente male. Urca, fai decisamente malissimo. Io non faccio poi così tanto male. Urca vacca! Ah, ma avevo 17.000 rune. Ok, forse è meglio usarle. Ups. Ok, cerchiamo di recuperare in fretta le mie rune. E voi fatemi da distrazione. Ciao, scusa. Levo subito il disturbo. Ok, no, ho bisogno di più punti vita, perfetto. Ah, ho finito il grasso congelante? No. Ah, sì. Ok, allora, creazione oggetti... Ok, allora.
Ah, sono qui gli oggetti. Aspetta un attimo, fammeli. Ah, chiave di scintilla di pietra. Urca! Sono riuscito a schivarlo bene. Tanto fuoco. Fuoco, 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 fuoco di là, 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 fuoco di là. Ecco, resta a terra. Anzi, torna più di qua. Ok, devo venirti a prendere. Ho bisogno delle ampolle. Cavolo, se Smaraug è forte. Se c'è una cosa che detesto è quando sono così pelo. Ok, meno male che ci sono queste rocce a fare da protezione. Oh, meno male. La pianti di muoverti tutto in giro? Cavacca! Ok. Porca vacca. Corri, 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 corri. Ok. Ok, ho bisogno di più vigore. Delle armi di ghiaccio. Ah, ho finito le ampolle. Ok. Ok. Sono fondamentalmente morto. Ok. Cazzarola! Ok, Smaragd è forte.
Però almeno gli ho rubato la chiave. Quindi non c'è stato eccessivamente bisogno di starlo a menare. Ok. Smarag dopo. Decisamente dopo. Oh, mamma mia. Recuperiamo quelle rune e a questo punto, visto che ho la chiave, andiamo a esplorare l'accademia. Ok. È giunto il momento di aprire la scuola. Oh, cavolo. Non pensavo di entrare. Non volevo entrare, volevo aprire il cancello e chiudere l'episodio. Ok, vediamo un po'. Al prossimo falò chiudo. Ah no, c'è il falò, perfetto. Ok. Bentornati a scuola. Ah, quella è la torre coi campanili. Ma devo andare verso di qua. E non verso di là, perché scommetto che di qua. Ah, posso. Ok. Strada maestra di bello. Ah. Da qua mi ha fatto arrivare direttamente fin qui. Che questo era un punto dove tra l'altro non ero ancora riuscito ad arrivare. Ok, non sono dove volevo, ma adesso c'è una leggidita. Mi distraggo così facilmente. Ok. Questo che attende per mezz'ora mi preparano un interrogatorio. Oh, avrà a che fare con l'andare dal di là. Cosa che a me non interessa, devo tornare a scuola. Quindi direi che a sto punto, prossimo episodio, l'Accademia di Rai a Lucaria. Quella sì che sarà interessante. Dopo tutte le botte che ho preso da Smaragd, spero davvero che qui sia un pelo più semplice. E sì, sapete le solite cose. Mettete like, commentate, sottoscrizioni. Le solite cose. Sapete com'è che funziona. Detto questo, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!